Penso che hai centrato quali sono gli obiettivi fondamentali di questa campagna abbonamenti. Sicuramente il discorso di avere liquidità nelle casse sociali, che è un discorso che fa comodo e inutile negarlo. Il discorso di cercare di fidelizzare più persone possibili, quindi far sì che lo stadio del Teramo sia sempre uno stadio vivo, caldo, in ogni caso presente per tutto il campionato, anche perché si prospetta un campionato difficile e duro, quindi anche Teramo dovrà far valere quello che è un fattore campo e poi logicamente quello di dare una risposta a una società che penso in 5 anni ha fatto bene, ci sono stati sacrifici da parte della proprietà e io penso che sia un riconoscimento in questo caso rivolto alla proprietà non solo economico ma soprattutto di sostegno di cui tante volte una proprietà può aver bisogno. Abbiamo comunque rivoluzionato un po' la nuova campagna abbonamenti, ci abbiamo studiato tanto, come detto in conferenza l'abbiamo presentata anche in questa data per forza di cose, come detto in conferenza stampa comunque dovevamo vedere la categoria di appartenenza e soprattutto dare anche una giusta motivazione al tifoso di andare a vedere più da vicino l'operato svolto dall'area tecnica nel corso della stagione estiva. Quindi l'abbiamo presentata una volta delineata la squadra, l'abbiamo presentata anche il giorno dopo di un'importante vittoria a Salerno, quindi che ci ha consentito anche poi di passare il primo turno di Team Cup. Quindi le condizioni ci sono tutte, penso che una politica di prezzi adeguata, penso che anche tutte le situazioni che abbiamo studiato, comunque anche la politica del sociale, cioè essere attenti, no, ai meno fortunati, cioè quindi a tutti coloro che non hanno opportunità di lavorare oggi, quindi di sostenere la propria squadra del cuore con un semplice contributo che viaggia sulle 2 euro a partita, per tutti i settori penso che comunque sia un passo importante in avanti, un balzo in avanti importante che fa la società, quindi a dimostrazione che la Teramo Calcio è attenta a tante dinamiche. I've been crying.
un'alternativa nel rispetto dei tifosi che comunque non sottoscrivono la tessera del tifoso, diamo l'opportunità, realizzeremo un carnet di 16 biglietti dove il tifoso comunque sia acquisterà questo carnet al costo dell'abbonamento, quindi è come se andasse a acquistare effettivamente un abbonamento, con la differenza che in possesso avrà un carnet che di volta in volta fino a 30 minuti della partita andrà a consegnare al Teramo Point, quindi all'Alma Sport, e per ricevere poi un tagliando effettivo per assistere alla gara. Quindi sinceramente non cambia nulla rispetto all'abbonamento, però con questa opportunità si ha modo di ricevere una condizione economica simile, identica a quella dell'abbonato, con la differenza della non sottoscrizione della tessera del tifoso. Sappiamo che l'obiettivo del Teramo in questo campionato è quello di arrivare tra le prime 8, quindi vuol dire in ogni caso disputare un campionato di vertice, perché l'anno scorso le prime 6 andavano a fare i playoff, quindi vuol dire riconfermare o avvicinarsi a quello che è stato fatto l'anno scorso, e penso sia stata fatta una cosa grandiosa. I presupposti ci sono, l'entusiasmo c'è sempre, la voglia di lavorare c'è sempre, e ci aspettiamo, come io dicevo prima in conferenza, che ci sia una grande risposta del pubblico di Teramo, perché per quanto mi riguarda il pubblico di Teramo è stato sempre un pubblico che è stato fondamentale nei momenti particolari, e questa secondo me è una stagione fondamentale per proseguire un pochino il calcio teramano per il futuro. Io come detto ci sembrava giusto, nel corso degli anni magari siamo nella possibilità di migliorare. L'anno scorso l'abbiamo presentato in anticipo, quest'anno siamo a ridosso del campionato, 30 giorni, 25 giorni prima dell'inizio del campionato, ci aspettiamo un'importante risposta sicuramente. Come detto, comunque sia la politica, gli ingredienti a mio avviso ci sono tutti per fare un discreto lavoro. È chiaro che comunque la società come ogni anno ha delle aspettative, ma mentre negli anni passati magari potevano esserci degli appigli, un discorso di natura economica, un discorso della tessera del tifoso, altri, quest'anno comunque abbiamo cercato di lavorare al massimo per andare a limare, a smussare tutte queste problematiche. Quindi io ad oggi effettivamente non vedo grandi problemi che possono comunque sia permettere al tifoso di dire non mi abbono per un discorso di natura economica, un discorso di tessera del tifoso. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per far bene, e sicuramente ci aspettiamo una risposta importante.